Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli carissimi, con gioia celebriamo l'ottava dell'Assunta, la festa di Maria Regina. E questa mattina abbiamo riflettuto soprattutto sulla regalità di Maria in cielo, dove anche noi un giorno siederemo a partecipare della gloria di Dio. E per questo abbiamo ascoltato le letture proprie della memoria della Beata Vergine Maria Regina. Ma dato che vedo su tanti messalini che ci sono le letture del giorno oggi, stasera abbiamo ascoltato proprio la parola di Dio di questo giorno, mercoledì della 20ª settimana, cercando di trarre degli spunti per riflettere su un altro aspetto della festa odierna, qual è la regalità di Maria in terra. Perché lei è regina del cielo e della terra, ma la regalità in cielo è compiuta. In cielo tutto è nel cuore di Maria, passa per Maria e ai piedi di Maria. Lei è veramente la sovrana degli angeli e dei santi del paradiso. E questo non è una regalità, come dire, di prepotenza, è una regalità di amore, solo amore. È bello. Gioioso avere come regina colei che è l'amore fatto carne. Ma la Madonna è regina anche in terra, soltanto che la regalità di Maria in terra non è ancora compiuta. Cosa voglio dire? Quando noi preghiamo nel Padre nostro, per esempio, sia santificato il tuo nome, rivolto a Dio Padre. Ma Dio Padre è santo, non c'è bisogno che sia santificato, Lui è santo. Allora perché diciamo sia santificato il tuo nome? Perché Dio deve essere riconosciuto santo nel cuore di ciascun uomo, perché ovunque sia glorificato il suo santo nome, sia lodato, benedetto e riconosciuto santo, ma non perché Lui non lo sia, ma perché non lo è in me. Perché io non glielo permetto, allora sia santificato il tuo nome in terra, ovunque. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla Santissima Trinità, è nella gloria. E noi diciamo tutto per la gloria di Dio, sì, ma perché Dio sia glorificato in me. E riceva quindi Lui gloria da me. Allora quando noi diciamo che la regalità di Maria in terra non è ancora compiuta, ma si deve compiere e si compirà, significa che per quanto la Madonna possa essere rispettata da molti, da tanti, ma non da tutti, ma il rispetto nei confronti della Madonna, anche da parte dei nostri fratelli musulmani e non solo, non significa che la Madonna è riconosciuta come regina, sovrana, a cui noi dipendiamo completamente, lei che vuole regnare nella nostra vita, agire nella nostra vita, trasformarci in lei. Ecco, questo non è detto. Allora io sono molto felice che è stata proprio la nostra comunità cheruntina, al tramonto del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, a voler lasciare un segno visibile nella nostra comunità di questo passaggio che non è passato, perché la Madonna ha annunciato a Fatima qualcosa, ma che si deve ancora compiere. E perché si compia c'è bisogno di aiuto. L'edicola della Madonna del Rosario di Fatima, quando la vediamo, e vedo c'è tanta devozione, mi fa molto piacere questo, ci deve ricordare questo, e lo abbiamo anche scritto nell'edicola: alla fine il mio cuore immacolato trionferà, ha detto la Madonna. Cioè la mia regalità si compirà sulla terra, io trionferò sulla terra. In tutti i cuori, io sarò madre, io sarò regina, in tutti i cuori. E se la Madonna regna in terra, nella terra non ci sarà più quello che c'è adesso. Sulla terra ci sarà solo pace, amore, giustizia. Ci sarà Dio nel cuore di tutti. Sarà un altro mondo quasi, lo stesso mondo, ma rinnovato. Rinnovato nella luce del cuore immacolato di Maria. Allora, fratelli, alla luce di questa speranza certa, ma che deve ancora compiersi,
Leggiamo brevemente la parola di Dio che è stata ascoltata, che è stata proclamata. Nel Vangelo, la parabola del padrone della vigna che chiama gli operai a lavorare a più ore. Leggiamola sotto quest'ottica mariana. Il regno dei cieli è simile a un padrone della vigna che uscì a chiamare operai per la sua vigna. Ecco, il regno dei cieli è anche il regno di Maria, il regno di Maria. Perché in Maria c'è il cielo, c'è Dio, e dove regna Maria, lì regna Dio. Il regno di Dio è il regno della Divina Maria. Ebbene, perché questo regno si costruisca anche in terra, c'è bisogno di operai, di lavoratori. E colui che esce a chiamare a raccolta non è soltanto Dio, ma è anche Maria. È Maria che passa attraverso tutte le umane generazioni e le generazioni attuali in modo particolare a chiamare figli, a chiamare operai per costruire il suo regno sulla terra. E qualcuno lo incontra all'albore della sua vita, altri nell'età adolescenziale, giovanile, e non ci dobbiamo meravigliare se la Madonna riesce a fare breccia nel cuore anche di un anziano. Un anziano che magari dava per scontato di aver fatto una vita cristiana per bene, eccetera, ma poi scopre a 80 anni che la Madonna non l'aveva mai incontrata veramente per quella che è, si sente folgorata da Maria, scopre questo amore indicibile, sconfinato, questa luce abbagliante di una madre che ha premura non soltanto per te, ma per tutti. E che per avere amore e per salvare tutti ha bisogno del tuo amore e di te, della tua collaborazione. E quindi hai 80 anni, non ti meravigliare se scopri cose nuove. Apri il cuore alle novità eterne che il Signore realizza nella nostra vita. E quindi questi operai chiamati fino alla sera. Non ci interessa adesso il discorso della ricompensa, perché quale ricompensa più grande che essere collaboratori di Maria, lavorare per lei, per il suo regno. Questo è il massimo della ricompensa. Allora, carissimi, sentiamoci oggi tutti quanti chiamati da Maria. Lei che gira per le varie parti della terra, ci sono tante apparizioni riconosciute, altre meno, ma l'importante è che ci sentiamo interpellati da Maria. E la Madonna, perché il suo regno si costruisca, perché lei sia riconosciuta regina di ogni cuore sulla terra, non ci chiede di adottare i metodi mondani. I metodi mondani quali sono? Quelli di alzare la voce, quelli di fare le sfilate urlando, quello di apparire continuamente sui talk show, come dicono adesso, la TV spazzatura, mi pare. No, la Madonna ci chiede innanzitutto di pregare. Il regno della Divina Maria si costruisce innanzitutto con la preghiera. Poi ci chiede di offrire sacrifici. Poi ci chiede di assomigliare sempre di più a lei, di fare le sue virtù. E poi ci chiede di spalancare il cuore alla divina volontà presente in tutte le cose, girando, facendole compagnia, mettendo il nostro ti amo ovunque ed invocando la volontà di Dio sulla terra, come dice Gesù nel Padre nostro: venga il tuo regno, il regno dove la tua volontà si compie in terra così come in cielo. Cioè Maria, il regno della divina volontà, Maria, il trionfo del cuore immacolato di Maria è questo. Ma la Madonna ci chiede anche un'altra cosa. Ci chiede di aiutare i pastori. Sempre la Madonna ci chiede di pregare per i pastori. Non ci chiede di puntare il dito contro i pastori, ad iniziare dal sommo pastore, che è il Papa, fino all'ultimo pastorello, che magari sono io. No. Mai puntare il dito verso i pastori, ma pregare per i pastori, sostenere i pastori, ricolmarli di filiale affetto e obbedienza.
e di offrire sempre sacrifici per loro. Perché non si potrà realizzare il regno del cuore immacolato di Maria senza la collaborazione dei pastori. E voi sapete che se, come si dice nel gergo comune, il pesce puzza dalla testa, non so se si dice esattamente così, ma nel senso che quando la testa è malata, tutto il corpo è malato, allora la Madonna sa che se i pastori sono sani, tutto il corpo mistico, tutta la Chiesa sarà sana. Ma se i pastori non sono sani, è in pericolo tutta la Chiesa. E allora provvidenzialmente il Signore nella prima lettura ci parla proprio di questo, con parole molto forti. Mi fu rivolta questa parola del Signore, dice il profeta Ezechiele: profetizza ai pastori di Israele, guai ai pastori di Israele che pascono se stessi, guai a voi che disperdete il gregge, che pensate a voi, che non vi preoccupate delle infermi. In poche parole, guai a voi pastori che date scandalo. Mi permetto di dire queste parole, fratelli, semplicemente perché voglio fare eco a quello che il Santo Padre, Papa Francesco, ha compiuto proprio nell'ottava della Madonna Assunta, 2 giorni fa, scrivendo questa lettera appassionata, addolorata, è vera a tutto il popolo di Dio, a tutto, circa le sofferenze perpetrate da alcuni pastori. Lui dice molti pastori, purtroppo sì, anche se fosse uno, sono sempre molto, numericamente magari sarà lo 0,001% di tutti i sacerdoti, però uno è tanto, le sofferenze che questi cari fratelli e padri hanno prodotto in tanti. Un dolore che non è soltanto il dolore di colui che riceve sofferenza, ma anche dei propri parenti, amici, comunità cristiane intere, il mondo. Perché il mondo oggi sta con gli occhi puntati sulla Chiesa. Perché? Perché quello che la Chiesa insegna non è più accettato. Allora basta poco, e questo non è poco, è tantissimo, che il mondo subito grida, subito si scandalizza. E purtroppo che possiamo fare? Purtroppo è così. Allora noi, di fronte allo scandalo del mondo, come ci dice il Santo Padre, dobbiamo certamente chiedere perdono, fare autocritica, pregare, riparare, tutto quello che è possibile fare. Ma non basterà mai. Per questo dico, cosa si può fare in definitivo nei confronti di uno scandalo già realizzato? Ma è possibile fare tanto nei confronti di scandali non ancora perpetrati. Purtroppo viviamo in una realtà, in una società che, per usare un eufemismo, paradossale. Perché oggi guai a chi parla di omosessualità, guai. Se un prete dovesse dire che l'omosessualità è un peccato, arriverebbero sicuramente proteste, articoli di giornali, ogni genere di pressioni perché questo non si faccia, figuriamoci se lo fa un vescovo. Però poi, quando un prete è affetto da questo disturbo, vive questa debolezza e questa fragilità, ah no, là tutti quanti ci scandalizziamo e diciamo che magari non è questo il problema, non è l'omosessualità, è altro. E che cos'è? Questo è il problema. Cioè, qual è il problema? Io non lo so. E questo è il problema. Perché se il prete fosse prete, uomo, come Dio lo ha fatto, non ci sarebbero queste cose. Allora, fratelli, mi sono permesso solo, ripeto, per amplificare il dolore del Papa, il dolore di tutta la Chiesa, ma è un dolore che sarà superato soltanto se faremo verità, non soltanto individuando chi colpevole, responsabile, sì, questo si deve fare, ma anche chiamando per nome e per cognome il problema oggi qual è. Ed è un problema che interessa la società. Se questo la società lo ha sdoganato dicendo che è una cosa buona, è una cosa bella, è una cosa che dobbiamo addirittura legalizzarla,
Allora che vogliamo? Che vogliamo? Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa ci scandalizziamo? Ditemelo. Se invece restiamo fedeli all'insegnamento di Cristo e della Chiesa, per cui diciamo che c'è un ordine del Creatore, anche nella vita intima, nella vita sessuale, anche nella vita morale, c'è un ordine, non c'è una libertà assoluta, c'è un ordine. E quest'ordine i pastori sono i primi che devono viverlo, i primi. E poi tutto il resto del popolo. Allora sì, allora forse riusciremo a fare qualcosa. Ma qualcosa, perché il molto lo faremo seguendo le indicazioni di Maria. La preghiera, la penitenza, la fedeltà alla Chiesa, la vita secondo le virtù. Maria Santissima Regina Assunta in Cielo, preghi per noi, preghi per i pastori, preghi per tutta la Chiesa. Siano lodati Gesù e Maria.